E siamo alla pagina dedicata allo sport. Dunque, fra un'ora la conferenza stampa che presenterà la partita Pescara-Viterbese. Noi in collegamento in diretta abbiamo Enrico Giancarli per le ultimissime. Enrico, buongiorno. A te Marina, ben trovati a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto al TG8. Hai detto bene, tra un'ora esatta, 15:30, la conferenza stampa allo stadio, alla sala stampa dello stadio Adriatico Cornacchia del tecnico Gaetano Auteri, che ha compiuto 60 anni in settimana, per presentare la partita di domani. Fischio d'inizio alle 17:30, sempre stadio Adriatico Cornacchia contro la Viterbese. Guai a guardare la classifica, perché il Pescara comanda, la Viterbese è ultima, ma non sarà affatto un match facile. Certa, tra i biancazzurri l'assenza del centrocampista Pompetti, che resta altre 2 settimane ai box, per il resto non dovrebbero esserci particolari problemi da valutare se verrà confermata o meno la difesa che ha fatto comunque molto bene a Pontedera contro il Montevarchi, quindi con Drudi centrale, con Illanes e Ingrosso magari concederà un turno di riposo il tecnico biancazzurro in vista anche dell'infrasettimanale di martedì al Gubbio. Per quanto riguarda invece l'attacco, dovrebbe giocare dal primo minuto Galano con uno tra Rauti e De Marchi e Dursi che invece agirà sulla fascia sinistra. Questo è il quadro completo delle partite. Spiccano Modena, Entella e anche una bella partita, quella di Siena, tra il Siena e la Reggiana. Un'altra annotazione importante: domani è attesa anche una bella cornice di pubblico, vista la riduzione del costo dei biglietti che è stata concordata in settimana. Dunque sarà, diciamo, più facile poter accedere allo stadio Adriatico. Questa sera dalle ore 20 sul canale nostro tematico Rete 8 Sport, anteprima Pescara, con tutte le ultimissime, le interviste in esclusiva, oltre che ad Auteri, al difensore Nzita, e poi alle 21 circa sulla nostra pagina ufficiale di Rete 8 ci sarà in diretta il portiere Di Gennaro. A te Marina.